Amici di Screcce, ben ritrovati, puntata premondiale, visto e considerato che settimana prossima sia Christian Bon che Ilenia Lazzaro prenderanno la macchina e andranno in quella della Svizzera per andare a guardare da vicino e portare tante interviste per quanto concerne la nostra nazionale. Tanto grazie Ilenia per essere qua. Buonasera a tutti. Quindi penultima puntata della stagione invernale, passata veramente in maniera molto veloce. Sembra ieri che era ottobre. Non me ne sono accorto, e poi dopo facendo anche delle riflessioni, il panorama invernale, dicendo che poi il ciclocross in buona sostanza parte verso fine settembre, siamo arrivati a febbraio, è quasi la metà di un anno, non proprio la metà, ma insomma tantissima roba, per cui riempie tutta veramente una stagione decisamente importante. Detto questo, oggi io con te vorrei parlare un po' di meritocrazia. Tu sai quante volte io dico, forse sono stato un unico e uno tra i primi a lanciare l'idea di avere una donna che conduca con la sua dignità, ma non perché sono un femminista o no, a me le etichette piacciono poco, è da persone intelligenti pensare che una donna possa fare le stesse cose dell'uomo, meglio o peggio, le persone possono essere brave o meno brave, indipendentemente dal sesso. Quando uno è brava, bisogna che lo faccia, come se uno è bravo, bisogna che sia in prima persona. Mi viene in mente, perché ho letto un articolo, leggendo così su Facebook, mi pare, su questi social, di un atleta, mi pare sardo, che sta raccogliendo delle collette, eppure uno tra i big del downhill. Ti faccio questo discorso, adesso non ricordo più il nome. Davide Palazzari. Ecco, Davide Palazzari, bravissima, grazie. Ecco, questo Davide Palazzari che sta chiedendo una colletta per giustamente andare a fare le prove di Coppa del Mondo, che costano molto, perché in Italia c'è questa carenza, questo buco mancante, dove le persone che hanno, o gli atleti, o le persone in tutto tondo hanno delle possibilità, perché hanno dei talenti, purtroppo vengono, diciamo così, messi in secondo piano. Mentre i cialtroni, pezzi di, non dico altro, possono andare a Sanremo e parlare e avere delle canzoni dove parlano di cose che non posso neanche, non oso neanche riferire ai nostri telespettatori. Infatti io quest'anno Sanremo non lo guarderò e invito tutti a spegnere per protesta, perché i social stanno facendo dei danni enormi. Tu sai quanto io sono antico e quanto io ho sempre detto sì, bisogna saperli adoperare, bisogna essere intelligenti. È uno strumento delicato da usare, il problema è che in questo momento un po'... ho io la sensazione, ma penso sia una sensazione un po' comune, che sta tutto degenerando, perché appunto questi social network hanno creato grandi scoop e grandi personaggi dove non c'era niente, dove c'era aria, e troviamo terreno fertile costantemente per le fake news. Anche il mondo della comunicazione si deve adeguare ed è sempre in ritardo rispetto a quello che esce su Facebook piuttosto che sugli altri, certo, sugli altri social. E appunto la storia un po' emblematica di Davide Palazzari, che tra l'altro è un ragazzo, per chi non lo conoscesse, che si è praticamente ha cominciato a fare downhill da quando era giovane, e l'anno scorso è un po' salito alla ribalta di questa disciplina, perché comunque ha partecipato con la nazionale maggiore ha degli eventi a livello internazionale ed è riuscito a centrare una top 20, cioè in prime 20 posizioni, finendo 18esimo al campionato europeo, che è un ottimo risultato se pensiamo che l'ultimo atleta nei primi 10 in Coppa del Mondo di downhill era Alan Begin, sì, che ormai ha smesso da tanti anni di fare il professionista. Certo. Quindi è un po' emblematica questa raccolta fondi, che io comunque ho supportato anche nei miei profili, perché questo ragazzo sta cercando i soldi per fare la Coppa del Mondo. Ma come mai oggi si fa così fatica ad emergere? Oppure chi emerge, e specie nella famiglia di colui che emerge, e ci sono i detrattori. Mentre nei social invece i detrattori diventano dei fans sfegatati. L'uomo mascherato che non so come mai va in televisione, dove dovrebbe essere un momento canonico, dove bisogna meritarsi la televisione. Parte dovrebbe essere il festival della musica. E vediamo musica questo anche qua, di un certo mascherato, tipo, che già vuol dire tanto. Sì. Cioè, una volta c'era la censura che non si possono dire delle cose negli anni 60. Oggi questo è uno che ma parla di violenza. È un problema che poi secondo me va veramente di riflesso in tutta la nostra società. C'è stato questo lutto importante, anche tragico, di Kolbe, che comunque è devastante. Un idolo dello sport, non solo del basket. Certo.
E molti miei colleghi hanno giustamente fatto dei paragoni con le prime pagine dei giornali di italiani e le prime pagine dei giornali stranieri, che hanno dato il giusto risalto alla figura che ha avuto anche, certo, personale, di persona carismatico, certo, ma anche uomo di sport veramente a tutto tondo, oltre al fatto che ha preso anche un Oscar, certo, per il cortometraggio che hanno fatto sul basket. Però al di là di questo, è la sua povera figliola, è proprio, esatto, e gli altri che c'erano, certo, in questo elicottero. E poi le morti tragiche sono sempre molto, certo, quelle così inaspettate sono sempre molto difficili anche da digerire. Però al di là di questo, è proprio il riflesso di un meccanismo che da noi probabilmente si sente molto di più che non. I problemi ci sono ovunque nel mondo, però andando all'estero molto spesso ci rendiamo conto che non è che ci vedono tanto bene noi italiani, ed è un problema che è un po' generalizzato in tutto. Scusami, hai detto una cosa importante: le cose che arrivano all'improvviso scuotono. Scuotono, è un sì, po' come la rana, la metti in una pentola che bolle, salta e si salva. I social sono questi, ci hanno cotti a pentola a bassa temperatura, ci siamo adagiati e ci stiamo cuocendo tutti quanti. Dovrebbero essere usati in maniera intelligente, anche però sempre rendendoci conto, e questo dal punto di vista giornalistico va sempre detto, che una cosa perché è su Facebook non è detta che è vera. Anzi, nella maggior, cioè, parte dei casi è falsa. Le fonti vanno costantemente controllate. Questo devono farlo i giornalisti in primis, ma deve farlo anche colui che legge. Ma colui bambini, che si mette davanti. I bambini, sì, purtroppo sono Red alla Ronnie diceva una cosa mercè. Importante. Questo andrà a Sanremo con la maschera. Questo I qua bambini può sono fare alla anche 44 gatti, ma i bambini che vedono questo con la sono maschera alla mercè, cliccano e vedono sta i testi. Ragazzi, la sta il genitore, Nicola. Qua bisogna rivendicare. La sta il genitore, è come quando si parla del ciclismo che sta morendo, il ciclismo su strada. Invito tutti ad uscire da questo cortile che ci siamo creati del mondo del ciclismo, andare a vedere gli altri sport. Io sono stata, ho avuto una grandissima possibilità, e ringrazio mio marito perché ha detto andiamo a vedere, eravamo vicini a Pokljuka, tappa di Coppa del Mondo, di biathlon, il prossimo, sì, anno ci saranno i mondiali. Ho detto ma sì, siamo lì, andiamo a vedere cosa c'è. Io ho trovato le stesse cose che ho trovato in Coppa del Mondo in Val di Sole, un grande spettacolo, tanto rispetto per tutti gli atleti, certo, un pubblico ordinato che faceva festa, certo, però fino a un certo punto, un Expo con i giochi gonfiabili sulla neve per i bambini, per incentivare i bambini a fare sport, certo, cioè una cosa, e poi il grande spettacolo, che quello l'hanno dato gli atleti, certo, gli atlete. Devo dirti che non faccio ammenda, perché Ambesi, quando vado a Eurosport, me lo diceva sempre, certo, guarda, il biathlon veramente, vero, è molto bello, oh, sì, assolutamente, molto molto bello, sono delle gare belle, però questi format, se noi li prendiamo e li portiamo anche nel ciclismo su strada, non è detto che il ciclismo su strada andrà a morire. E io sono contenta che la Partier ha preso al balzo la provocazione di Broci, creiamo un circuito gravel, ritorniamo al ciclismo di 20 anni fa. Ma perché? Perché hanno visto che il ciclocross quest'anno ha fatto il botto. Vuoi che hai un personaggio come Mathieu van der Poel, però i numeri parlano chiaro, certo, l'auditel televisivo parla chiaro, quindi sono l'attenzione d'accordo. È anche... E anche le visualizzazioni. Le visualizzazioni, ma l'abbiamo visto noi da tantissimi anni che facciamo questa lotta, e finalmente adesso tutti montano sul carrettino, però bisogna anche ricordarsi certo, da dove è partito il carrettino, però... Tornare indietro non è che tu togliendo le radioline o facendo le strade bianche fai delle cose diverse. Cioè la riforma deve partire dal basso, cioè da creare un evento che sia sulla falsariga degli sport invernali. Culturale e moderno, memoria e attuale. Quello che sta facendo la mountain bike. Memoria di un tempo e attualizzarla oggi. Cioè, non è un caso se la Val di Sole ogni anno prende dei premi, certo, dagli assessori ed anche dalla regione Trentino. Anche a livello mondiale hanno preso dei premi, certo, perché hanno creato l'evento nell'evento, quindi non solo la gara fine a se stessa, ma tutto un carrozzone che porta tutti. Come ci sono tutti i grandi atleti, ci sono anche i grandi organizzatori, come ci sono i grandi, diciamo così, videomaker, vero? Come Christian Bon. Io ti voglio mandare, intanto posso permettermi di fare un grande grazie, perché chi fa queste cose qua
riempie quei buchi che altrimenti sarebbero spazi dedicati ad altre cose. Quando noi lasciamo uno spazio vuoto, ragazzi, la cosa più pericolosa è che qualcuno lo invade. Quando invadono quegli spazi vuoti, gli invasori non sono mai, mai persone per bene. Quindi anche così nei rioni, anche così nelle grandi città, gli spazi bisogna occuparli, devono occuparli la brava gente, con anche eventi e con personaggi. Personaggi voglio ringraziare la Confaloniere e la Paternoster, che hanno conquistato la Coppa del Mondo nella Madison, perché sono dei fari. Loro durante la settimana si allenano, vanno ad occupare dei buchi, degli spazi, che altrimenti sarebbero spazi dedicati ad altri. Attenzione, cerchiamo veramente di riflettere, specie i genitori. Il genitore non è un mestiere, il genitore è la cosa più semplice del mondo, metti un mondo un figlio, tu ti comporti come un modello e il figlio non hai bisogno di educarlo, poi si educano soltanto le pulci per saltare. Detto questo, tributo alla carriera di un grandissimo GB, Giambattista Baronchelli, una clip veramente deliziosa che qualcuno avrà già visto sui social di Christian Bon, e la presentazione del Giro d'Italia Amatori ad Acqualagna, questa è fatta dal grande Zappacenera, che anche quest'anno si rimette in moto per organizzare. Quindi via queste due clip e poi torniamo in studio. Ci sono atleti che sono stati in grado di far sognare un'intera generazione. Ci sono piazzamenti che hanno il sapore di un'epopea. Ci sono imprese il cui ricordo resta indelebile nella storia dello sport. Classe 1953, GB per i tifosi, Tista per gli amici, è stato un protagonista degli anni 70 e 80, anche se raccolto meno di quel che il suo straordinario talento lasciava presagire. L'avvio è strepitoso. Già tra i dilettanti, GB mette in luce la sua classe imponendosi in due prestigiose corse, il Tour de l'Avenir, il Giro di Francia dei dilettanti, e il Giro d'Italia. L'anno successivo, nel fatidico 1974, alla prima stagione da professionista, firma la sua impresa più famosa. Al Giro mette in difficoltà il cannibale Eddie Merckx, staccandolo addirittura in una tappa memorabile sulle tre cime di Lavaredo. Era il 6 giugno 1974, una giornata memorabile, il cui ricordo sembra scolpito nella pietra. Il cannibale, messo in crisi da un giovane alle prime armi, l'invincibile belga che crolla sotto le pedalate del talento italiano. Alla fine Merckx riuscì a salvarsi con l'intelligenza dall'assalto di GB e dal volo di Fuente. 12 secondi, quelli che mancarono a Baronchelli per realizzare l'impresa al suo primo anno da professionista. 12 secondi. Tanto non riuscì a guadagnare il cannibale inerpicandosi su quella strada che più che salita è ascesa. Solo in un inseguimento impossibile a José María Fuente, solo ma davanti alla maglia rosa che su quelle pendenze quell'anno tentava di non affondare. ...12 secondi, quanto basta per non parlare di Giambattista Baronchelli come l'uomo che aveva battuto Eddie Merckx. L'exploit di GB fa sognare la stampa e tutti gli appassionati italiani, ma almeno nelle grandi corse a tappe la vittoria sfuma sempre sul più bello. Terzo nel Giro del 77, secondo in quello del 78 e in altre 7 occasioni chiude tra i primi 10 della classifica generale. Memorabile soprattutto il secondo posto ai campionati del mondo nel 1980, unico degli italiani capace di tenere il passo di Bernard Hinault, indiscusso dominatore di quegli anni, fino al penultimo giro, quando il campione francese staccò tutti, arrivando con un minuto e un secondo su Baronchelli.
penalizzato nelle ultime battute anche dal distacco della catena della bici, e 4 minuti e 25 sullo spagnolo Fernandez, che beffò in volata l'altro azzurro Vladimiro Panizza. Giambattista Baronchelli era uno scalatore eccezionale, un grande fondista, uno capace di difendersi abbastanza bene pure a cronometro. Un incompiuto, scrissero, ma è fin troppo ingiusto per uno che è esultato per 94 volte in carriera, che per 3 volte è salito sul podio del Giro d'Italia. Fra le 90 vittorie della carriera spiccano 2 giri di Lombardia vinti a distanza di 9 anni, nel 1977 e nel 1986, il record dei 6 giri dell'Appennino consecutivi dal 1977 al 1982 e diverse classiche del ciclismo italiano, come il Giro del Piemonte, il Giro dell'Emilia, il Giro del Lazio, la Coppa Placci, il Giro di Romagna ed il Trofeo Baracchi in coppia con Francesco Moser. Seppe imporsi anche in 2 altre importanti gare a tappe, il Tour de Romandie e la Vuelta al País Vasco. In 15 anni di professionismo, Giambattista Baronchelli ha incrociato le sue ruote con mostri sacri del calibro di Merckx, Gimondi, Hinault, Moser, Saronni, facendo risplendere solo a tratti la sua classe immensa. Restano le imprese più che i piazzamenti, restano le gesta di un uomo che ha fatto sognare un'intera generazione. È stata l'accogliente sala del Cinema Teatro Conti ad ospitare la presentazione della 9ª edizione del Giro d'Italia Amatori, manifestazione a tappe che si terrà nel comprensorio di Acqualagna e lo straordinario scenario del Furlo da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno 2020. Un evento dedicato alla passione granitica di coloro che amano lo sport delle due ruote, che scopriranno, in sella alla propria bicicletta, la Gola del Furlo, il meraviglioso canyon creato dall'incessante scorrere del fiume Candigliano, un passaggio stretto tra la rupe e l'acqua dove la forza della natura la fa da padrona. La cerimonia di presentazione della nuova edizione del Giro, che da quest'anno si tiene sotto l'egida di Axi Ciclismo, ha visto in cabina di regia Fabio Zappacenere e Loris Ducci. Una presentazione in grande stile, con la sala gremita di appassionati e le tante autorità sportive e civili, primo tra tutti quel Giambattista Baronchelli, capace di far sognare un'intera generazione. La 9ª edizione del Giro d'Italia Amatori è articolata in 4 tappe, 3 in linea e una cronometro individuale, che avranno quale straordinaria e unica location la Gola del Furlo. Sabato 30 maggio la prima tappa Furlo Furro di 69,5 km e 663 metri di dislivello. 24 ore più tardi la seconda tappa, sempre con partenza e arriva a Furlo, dopo 59,5 km di gara e 642 metri di dislivello. La terza prova sarà una cronometro individuale di 8,7 km con la partenza da San Lazzaro di Fossombrone e l'arrivo a Furlo. La chiusura, martedì 2 giugno, Furlo Furlo di 66,5 km e 879 metri di dislivello.
Ciliegina sulla torta, la presentazione dell'edizione 2020 del Canapè Baby Challenge, il circuito voluto da Fabio Zappacenere riservato alle categorie giovanili che sarà articolato in ben 5 prove. Insieme agli amatori, a sostegno del ciclismo giovanile. Questo è da sempre lo slogan che contraddistingue il Giro d'Italia Amatori. Ben entrati amici, belle queste clip, grazie Cristian, grazie anche a Fabio Zappacenere, oramai sono 10 anni che collaboriamo insieme, vuol dire io che... Io un po' di più. Sì, tu addirittura prima, però vuol dire le collaborazioni, tra virgolette, commerciali come la nostra, se non si è persone d'onore non vanno mai avanti, vanno avanti un anno, 2 anni, poi dopo salta tutto. È vero che noi abbiamo tolto una cosa, che sono gli interessi, per cui qua non ci sono interessi. Chi fa lo fa perché ha piacere di farlo. Cristian so che monta di notte, ho detto una stupidaggine, ma monta nel senso il montaggio con Premiere, con il computer, perché lui dedica la sua vita proprio alla sua passione al ciclismo e ha confezionato questa clip di Givi Baronchelli che veramente avete potuto apprezzare tutti voi. Detto questo, andiamo e torniamo a quello, mi viene sempre in mente la frase, ogni tanto anch'io dico delle sciocchezze, però si dice montare? Sì. Non è che si può dire altro. Detto questo, anche andiamo alle convocazioni. Una volta per tutte diciamo, chi critica Fausto Scotti quest'anno venga qua, gli do una pedata dove dico io. Diciamo, 9 a Fausto Scotti per quanto riguarda quello che andremo a leggere adesso. 10 e lode a Renato Di Rocco che ha aperto alle donne afghane. Assolutamente, anche quello bel Renato, messaggio. Con te tutta la vita, perché questo per me vuol dire tanta roba, tanta roba, vuol dire sensibilità, vuol dire aprire delle discussioni, perché sapete quello che è successo in Afghanistan, questa squadra dedicata alle donne, là gliel'hanno spaccate tutte, perché purtroppo ci sono ancora dei posti, dei luoghi dove le donne sono trattate esattamente come merce, e quindi bello, grazie a Renato Di Rocco, non so come ringraziarti, perché è un posto, ha occupato un posto, ha messo qualcosa a dire, qua non si passa. Assolutamente, un messaggio importantissimo che è fa coraggioso. Bene, coraggioso, che fa bene anche a... non è che in Italia non abbiamo le persone che pensano, ma ci mancherebbe. Anzi, appunto per ma questo... Ma è coraggioso, perché appunto, poteva fare spallucce no, e dire appunto per questo è un messaggio importante anche e a mio avviso anche di gratificazione nei confronti di un movimento, quello donne, che ha sempre portato tante medaglie all'Italia. Io amo gli uomini coraggiosi e le donne coraggiose. Torniamo ai mondiali, Fausto Scotti, questa volta se qualcuno dice che ha messo tutto in campo, posso dire D'Agostinacchio, Arzuffi, Baroni, Borello, Bramati, Lucia, La Casasola, Cominelli, De Pretto, Dorigoni, Folcarelli, Lechner, Leone, Samuele, Lo Consolo, Manciarelli, Olivo, Pesse, Realini, San Parisi, Toneatti. Sono coloro che hanno fatto brillare gli occhi da ottobre fino ad arrivare a oggi, quindi credo che qua nessuno debba parlare. Qualcuno vuole parlare, scusami, la rivolgo a te, manca Gioele Bertolini, ma io da utente esterno, da che non capisce niente, posso dire che forse ha fatto una scommessa sbagliata un anno fa, 2 anni fa. Ha fatto una scelta e quindi si sapeva che dopo il campionato italiano avrebbe puntato sul mountain bike, adesso sarà interessante anche capire con che squadra andrà, perché poi ovviamente le ultime cose che sono successe, sicuramente la corsa... Ma alla luce dei campionati italiani era là, era uno dei papabili. Avrebbe fatto sicuramente un bel mondiale, perché comunque il percorso del mondiale di quest'anno è un percorso molto semplice, quindi non voglio sentire che in Italia non abbiamo i percorsi, perché quest'anno almeno 3/4 dei percorsi sono più difficili di quelli che troveranno gli atleti a Zurigo. Ovviamente a Zurigo c'è il tempo che fa da padrone, come se trovi, sì, come se trovi 2 metri di neve diventa una gara, se trovi fango ne diventa un'altra, se è asciutto però è diventa una gara veloce da 30 e non è detto all'ora che vinca Van der Poel, possono arrivare anche in 10 in volata. L'unico problema è che l'unica nazionale faro
per la gara elite è la nazionale belga che ha praticamente i più forti, ma ogni anno si fanno la guerra l'un con l'altro, quindi in questo caso Mathieu van der Poel, che è un gatto, potrebbe anche approfittare. Gli olandesi però sanno fare gioco di squadra, anzi Paesi Bassi non si può dire. Gli olandesi nelle donne hanno la possibilità di veramente di fare colpo pieno, anche perché con l'Alvarado che ha deciso di correre giustamente, dico, con le elite e quindi si libera un posto nelle under. La guerra nelle under è molto aperta e le italiane possono dire la loro. A gente interessa qualche, diciamo, qualche scommessa, qualche previsione. Diciamo, con gli elite abbiamo poche speranze. Beh, con gli elite abbiamo Cominelli e San Parisi, che comunque partono e rappresenteranno l'Italia, ed è una cosa che veramente faccio applauso a Fausto, certo, perché comunque va a raggruppare anche i sacrifici che questi due ragazzi hanno fatto con le loro squadre di fare tutte le prove di coppe. Tra l'altro San Parisi ha fatto quasi tutta la Coppa del Mondo, certo, quindi non è neanche messo male dal punto di vista del ranking, certo, e della griglia di partenza. È un percorso per gli stradisti, quindi Nicolas sicuramente, certo, può far bene, l'ha anche dimostrato, certo, in altre cose, e soprattutto per chi guarderà, perché poi la copertura è a livello mondiale, abbiamo due italiani che corrono, e se mai non abbiamo i due italiani che corrono, non possiamo mai neanche raccontarli, giusto? Ok, bene, quindi intanto lancio la marchetta, vi ricordo che su Eurosport vanno anche i mondiali, certo, ok, bene. Dove tu mancherai, perché io non hai ci dato sono, ma c'è Panchetti, che io sarò in collegamento con Panchetti costante dalla Svizzera. E detto questo, però, abbiamo veramente delle possibilità, a mio avviso, in alcune categorie, gli Under 23, insomma, Jacob Dorigoni ha dimostrato di andare molto forte. La possiamo forte. Veramente usare. Lì possiamo veramente, a mio avviso, pensare in grande. Le donne elite, Eva Lechner, non è da sottovalutare in un percorso del genere, perché lei tra l'altro è molto brava e non sente molto la pressione quando ci sono questi appuntamenti grossi, quindi può far bene. Siamo Under 23 e donne, possiamo... E poi anche tutte le categorie femminili, perché lì è vero che ci sono delle ragazze che nelle junior hanno dimostrato nei circuiti grandi, parlo DVV, piuttosto che di arrivare davanti, sì, con le Open. Però non è che le nostre sono da meno, perché non le abbiamo mai viste contro le loro atlete. Francesca Baroni, ad esempio, sta andando bene, la Casasola è andata molto bene. E poi in finale di stagione mi pare che stia veramente... Esatto, quindi secondo me è una gara aperta. Per quanto riguarda la categoria juniores, la gara maschile parlo, la gara secondo me la faranno tutti su Tibonis, e quindi i nostri devono essere solo dei gatti a cercare di tenere più possibile la lotta interna che faranno i belgi, perché poi quello sarà secondo me il leitmotiv della gara. Tu andrai insieme con Roby Della Valle, sì, che era mai il vostro eterno, diciamo, è il nostro assistente. Roberto, sì. Con Christian Bon cosa confezionerete? Scorso anno abbiamo visto il lavoro, beh, che ha fatto. Beh, adesso lasciamo un po' di suspense, però comunque già andiamo via presto per cercare già dal venerdì sera di avere dei materiali buoni, per far capire anche un po' le condizioni che ci sono e soprattutto per dare voce, perché lo sappiamo bene tutti che le riprese internazionali inquadrano i primi tre. Certo. Noi diamo voce a tutti gli italiani perché è giusto che sia così. E abbiamo unica emittente. Sì, unica ormai va avanti da tanti anni questa collaborazione con la federazione, perché è giusto, a mio avviso, chiudere un cerchio, certo, che è stato quello del cross. Beh, mi pare che lo scorso anno mi ha fatto oltre 250.000 visualizzazioni. Sì, abbiamo fatto tantissimo l'anno scorso sul sito, quindi vi preghiamo, di per chi è curioso, chi vuole sentirsi aggiornato, da venerdì sera può andare, sì, anche perché poi manettare su Scratch. Teniamo conto che comunque l'appuntamento mondiale è un appuntamento che racchiude, specialmente nel cross, la presenza di tutti. Cioè ci sono tutti i grandi degli ultimi 20 anni, non solo del ciclismo, certo, è prevista anche la presenza di Fabian Cancellara, quindi noi cercheremo ovviamente di intervistare più persone possibili, conoscendoti, più personaggi, sì, poveri coloro che passeranno sotto le unghie della nostra inviata Ilenia Lazzaro. Ecco, quindi cercheremo di portare a casa il clima prodotto. E poi chiudiamo: il clima della Svizzera sarà uguale a quello del Belgio, oppure comunque la Svizzera
mutuata dei grandi e dei tanti tifosi sarà una grande bolgia. Beh, lì diciamo che comunque la logistica è molto funzionale all'evento, sono perché siamo attaccati all'aeroporto. Sono svizzeri quelli. Arriveranno sicuramente in tanti, perché comunque il faro tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert, che ha voluto continuare il cross, quindi sì, un grande messaggio questo. Che io guarda, non voglio scommettere su Wout, ma sei... ma anch'io, io Wout van Aert non vedo uno che potrebbe, nessuno lo sta considerando, però in un percorso del genere, attenzione. Esatto. Perché appunto, ripeto, ci sono dei giochi un po' di squadra e lì conterà molto la federazione, certo. Assolutamente, però sicuramente si attendono tante persone. L'anno scorso ovviamente in Danimarca mi pare che c'erano circa 30.000 persone, non c'era tutta questa gente come a Valkenburg, certo, se ti ricordi, due anni prima. Ma la Svizzera è molto funzionale, ci sono tantissimi italiani, quasi tutti quelli che hanno finito la stagione verranno a vedere, quindi c'è questa possibilità appunto di vedere un grande spettacolo. Ci saranno dagli Elite, Under 23, Junior, i primi junior titoli mondiali. Ci sono per maglie secondo te di Serie B, di Serie no, A? No, non ci sono maglie né di Serie B né di Serie A. Sei sicura? No, sono perché è sempre la maglia di campione del mondo e la porterà poi, chi la vince la porta tutto l'anno. E quindi è campione del mondo. E quindi è campione. E chi se ne frega che è Under 21, Under 23, Elite, piuttosto che Juniores. E io spero che almeno una maglia torni in Italia, perché dopo tanti anni ce la meritiamo. Sei così convinta che quasi quasi mi convinco anch'io. Intanto io ti auguro buon viaggio. Grazie. A te e a tutta la compagnia, anche a Christian Bon che ci segue e ci copia e ci incolla. Grazie Christian. Settimana prossima uno speciale di un'ora dove andremo a parlare di tutto quello che è accaduto in quel della Svizzera, canton tedesco, mi pare, sì, molto Zurigo. Vicino. Quindi per l'Italia voi prendete il Brennero e siete già in aria svizzera. Assolutamente. E quindi tanta cioccolata. Mi farai la Unziker. Sì, farò la Unziker. Guarda, vado con i capelli dritti apposta per fare la benissimo, benissimo. Allora, appuntamento settimana prossima. Grazie Ileni, grazie, abbiamo parlato un po' di tutto per il tempo che ci era stato. Settimana prossima state con noi perché ci saranno tantissime interviste per i più curiosi. Smanettate sui social già dal venerdì perché ci saranno tante clip e tante interviste da il grande Christian Bon è confezionato insieme alla nostra Ilenia Lazzaro, inviata speciale. Scratch cerca di fare il suo con onestà e con semplicità e con umiltà soprattutto. Grazie sempre. Ilenia. Grazie a voi. A settimana prossima.